Era veramente un sacco che non giravo un libri letti veramente, però vi ho parlato anche di ultime letture in altri video, quindi spero di aver in qualche modo, non so, sopperito all'assenza di questo format che è uno dei vostri preferiti e comprensibilmente. Oggi vi parlo di sei libri e, contrariamente alle mie solite abitudini, parto da un audiolibro perché tento a dimenticarmene, il che è già indicativo, e poi perché così è un libro breve, un libro contemporaneo, ce ne sbarazziamo e poi andiamo con la ciccia vera. Dunque, il libro in questione è Questo posto è stato rimosso, che racconta la storia di una giovane donna che va a lavorare per un sito social, un social media. In realtà va a lavorare per una società connessa ad un social media, il cui lavoro è quello di rimuovere i post controversi, contenuti controversi segnalati dagli utenti. Lei ha lasciato quel lavoro e adesso l'azienda, comunque i suoi ex colleghi, sono in causa con la società per le cattive condizioni lavorative, cioè sottopagati, dei ritmi di lavoro insostenibili, nessuna assistenza psicologica, soprattutto a fronte del fatto che loro sono lì per dei contenuti controversi e quindi spesso disturbanti. E la storia comincia con tutti che le chiedono: ma cosa hai visto? Ma cosa hai visto? Ma cosa hai visto? Insomma, una serie delle cose più brutte che lei avrebbe visto lavorando per questo social media. L'intento del romanzo è quello di far capire come una persona possa essere in qualche modo danneggiata da questi contenuti controversi, sgradevoli, disturbanti, gente che si fa del male da sola, che fa del male agli animali, che tenta il suicidio, cose di questo genere, o che invece fa violenze. Insomma, contenuti di questo tipo che loro devono decidere su un sottile filo del rasoio se lasciare sul sito internet oppure no. E al di là di questa incertezza continua sul fatto che potrebbero sbagliare in continuazione. Sì? Non hai mangiato a sufficienza? Le condizioni di lavoro sono abbastanza degradanti e tra loro, tra i colleghi, comincia a svilupparsi una sorta di amicizia, di intimità, diciamo, e lei intreccia una relazione sentimentale con una collega. Io devo dire che l'ho trovato tutto raffazzonato, tutto senza senso, tutto che non si capiva dove andava a parare, la relazione, il lavoro, le cose che loro vedevano, come le cose che loro vedevano influenzavano i loro rapporti, le persone che cambiavano, l'incomprensione, non si capiva niente. E tra l'altro è un libro molto breve che alla fine finisce con, potrei dire che finisce con un cliffhanger, se non fosse che non c'è un seguito. Non lo so, cioè tutto sommato alla fine io gli ho dato 2 stelle e non ve lo consiglio. Io l'ho ascoltato in audiolibro, la lettrice è molto brava, però tutto sommato io tutte le volte, e dura, ma forse neanche 3 ore, mi dovevo forzare ad ascoltarlo per finirlo, e quindi per me no, non ve lo consiglio. Ed è un peccato perché è un tema, secondo me, molto attuale e che andrebbe indagato proprio perché fa parte della nostra contemporaneità. Quanto i social possono influire sulla nostra, sul nostro modo di essere, il nostro modo di fare, e soprattutto essere esposti in continuazione a contenuti di questo genere. E anche una cosa che è stata indagata poco e che invece aveva una valenza interessante per i tempi contemporanei, anche le condizioni di lavoro dei subappaltatori, appaltato, appaltato, appaltato a, e poi alla fine i dipendenti vengono trattati veramente con condizioni infime. Questo secondo me era un tema interessante da indagare e invece viene accennato solo all'inizio, lei dice che non le interessa, adesso fa un altro lavoro, saluti e buonanotte suonatori. Secondo me è una buona occasione sprecata, quindi per me proprio è stato un no, e quindi è questo. Subito dopo invece vi parlo di un racconto che ho letto in ebook, molto breve, e che poi però ha dato vita ad un romanzo praticamente con la stessa trama. Il racconto è Il segreto dei Grinshore, e che se non sbaglio dopo ha dato il via alla Sagra del Delitto.
È possibile? Se ho sbagliato ve lo lascio qua sotto. E racconta la storia, lo spunto narrativo è questo. Poirot riceve una telefonata dalla sua amica Ariadne Oliver, che è un'autrice di romanzi gialli, e gli dice di andare su in un posto, una villa in campagna, perché in quella villa c'è bisogno di lui. Allora lui arriva e la vicenda è questa qui. Ariadne Oliver è stata invitata dai padroni di casa a organizzare una giornata col delitto, cioè ci sarà un personaggio che interpreta la vittima e poi tutti gli altri dovranno scoprire chi è l'assassino di questa messa in scena seguendo una serie di indizi che l'autrice dei romanzi ha sparso in giro per la villa. Tutto ciò all'interno di una vera sagra, e quindi ci sono degli spettacoli, c'è il circo, le marionette, la cartomante, e tutte queste attività sono svolte dai padroni di casa o dai loro amici. Ovviamente, ma non perché vi faccia chissà quale rivelazione, ci sarà un morto. E questa storia, che è raccontata con un racconto lungo, se vogliamo, poi è stata appunto esplorata con un romanzo molto più lungo, e mi pare che sia appunto La sagra del delitto. Io credo di aver visto il telefilm della Sagra del Delitto. Alla fine la storia è la stessa, e se non sbaglio anche il colpevole è lo stesso. È un bellissimo intreccio con un ottimo ricostruzione di chi è il colpevole, molto ben architettato. Quindi devo dire che io mi ci sono divertita molto e mi farebbe piacere poi leggere anche il romanzo intero, anche se so già come va a finire e conosco tutti i trucchetti. Mi è piaciuto, mi è intrattenuta. E l'ho letto con piacere. Non posso dire altrettanto di un altro giallo che è stato l'ultimo libro che è entrato in questa casa ed è Hotel Bosforo, e diciamo che funziona come una gestione di magazzino, last in, first out, e sarà anche uno dei prossimi che usciranno. Sapevo già che comunque, anche se mi fosse piaciuto, lo avrei portato al mercatino di Emergency, perché questi sono dei libri che loro secondo me vendono molto facilmente. Io ero molto curiosa, devo dire che la veste grafica secondo me è deliziosa e all'interno è impaginato in maniera molto comoda, quindi si legge benissimo, ed è la storia di una giovane donna, ma poi neanche giovanissima, perché ha più di 40 anni, una donna che vive a Istanbul, che è di origini turche, in parte tedesca, quindi tutti la considerano tedesca. È da 13 anni però che è tornata a vivere a Istanbul, ha aperto una libreria del giallo molto ben frequentata e ha una bella casa grande, una vita soddisfacente. Ad un certo punto la chiama una sua vecchia amica delle superiori tedesca, che dice: lei è diventata un'attrice famosa, deve girare un film in Turchia, dice, devo venire, vediamoci. Quindi lei incontra la sua vecchia amica delle superiori o dell'università, non mi ricordo più, e però dopo 2 giorni il regista del film viene assassinato. Quindi c'è da scoprire chi è il colpevole di questo assassinio. Allora, un assassinio commesso con una roba complicatissima, quando si poteva fare a meno di complicarsi la vita in quel modo. E poi tutta una serie di costruzioni malfatte, anche alla fine il colpevole, come viene scoperto, non ha senso. Cioè, non ha senso. Le indagini, lei scopre tutto, ma le indagini che fa la polizia le poteva fare molto prima e molto meglio di come lei scopre le cose un po' per caso. È pieno di uomini bellissimi che stanno dietro alla protagonista, e lei: ma non so perché è venuto con quelle scarpe che non mi piacevano, ma sta per farsene uno, e poi dopo cambia idea. E poi, cioè, dice delle cose secondo me terrificanti, tipo: mi va meglio di quelle donne che single della mia età che tornano a casa e ad accoglierle trovano i gatti, e invece io trovo un bell'uomo, quel bell'uomo è un mafioso. Quindi insomma tutta una serie di atteggiamenti proprio terribili. Lei è insopportabile, la butterei dalla finestra. Quindi proprio no, no, per me no, non è positivo lei personaggio, non è l'intreccio, non vale la pena, cioè anche questo bocciato. Insomma, questa è un po' la fiera dei bocciati. Veniamo invece ad un libro che mi è piaciuto, anche se anche qui speravo meglio.
Stiamo parlando di Le sette lune di Malia Almeida, che è il vincitore dell'ultimo Booker Prize, perché se non erro quello del 2023 ancora non è stato proclamato. Se sbaglio invece c'è già e io non ce l'ho presente, lasciatemelo giù nei commenti e ovviamente vi aspetto nei commenti per parlare di questi libri. Le sette lune di Malia Almeida è una delle ultime uscite ed è una di quelle che io bramavo di più. È stata scritta da un autore dello Sri Lanka e racconta la storia di un giovane uomo che proprio all'inizio del romanzo scopre di essere morto, si ritrova in una sorta di anticamera dell'aldilà e non si rende neanche conto di essere morto. Inizialmente pensa di essere sotto una delle sue sostanze psicotrope, di stare sognando, eccetera. Invece gli dicono che è morto e lui ha sette lune, quindi sette giorni, per decidere che cosa vuole fare della sua anima. Se rimanere nel mezzo, cioè essere una sorta di fantasma all'interno del mondo reale, oppure se entrare nella luce. Cosa c'è nella luce? Noi non lo sappiamo, nemmeno lui lo sa, ovviamente. Questo giovane uomo principalmente faceva il fotografo e poi aveva una relazione con un ragazzo che cercava di nascondere la sua omosessualità e abitava con questo ragazzo e con la cugina di lui, che era una sua carissima amica, e quindi diciamo che con questo terzetto lui aveva i suoi principali affetti. Poi ha una madre che è, insomma, quelle classiche madri che ti dicono sempre come devi fare. Il padre era sempre stato assente e adesso è morto. Lui non solo faceva il fotografo, ma poi anche giocava d'azzardo e dice che, insomma, lui aveva un sacco di relazioni, andava a letto praticamente con tutti quelli che gli piacevano. Quindi questo era un po' il personaggio. Fare il fotografo non significa che faceva il fotografo ritrattista, il fotografo di matrimoni, no, lui andava nelle zone di guerra o comunque andava a fotografare delle situazioni controverse e pericolose. Infatti siamo negli anni 90, quindi nel pieno della guerra in Sri Lanka, parliamo proprio di quel conflitto civile che ha insanguinato lo Sri Lanka per tantissimi anni, e quindi da una parte l'esercito costituito del governo, dall'altra parte le tigri tamil che rivendicano la loro indipendenza e che sono invece discriminate perché di un'etnia differente. Questo è quello che io ho capito leggendo il romanzo. È un romanzo che, se vi interessa poi la trama vera, cioè la storia vera, ve la dovete cercare da voi, perché lì non spiega niente. Ci sono delle sigle di partiti, eserciti paralleli, milizie, così, che sono tutti lasciati come sigle e uno s'arrangia, non capisce, fatti suoi. E quindi se sperate di capirci di più della storia e così, non è il libro giusto. Però fa capire la situazione. La situazione è che non c'è un giusto e uno sbagliato, non c'è una parte del torto e una parte della ragione. Si sparavano addosso l'un l'altro, arruolavano bambini, uccidevano civili da una parte e dall'altra, bruciavano villaggi ed è stato un massacro continuo. Questo lo capisce il lettore base proprio, non c'è bisogno di conoscere la storia dello Sri Lanka e di farsi un'idea proprio a priori. Quindi questo è chiarissimo dal fatto che questo uomo prendeva incarichi da chiunque, pagava era con l'Associated Press, andava con l'esercito, faceva il fixer, quindi il fixer è quella persona del posto che accompagna i giornalisti stranieri nelle zone di guerra. E poi scattava le sue foto, quindi ad un certo punto scopre un trafficante d'armi, ma poi faceva anche le foto di tutti quelli con cui andava a letto. Alla fine scopriamo, e questo vabbè non perché sia uno spoiler, che scopriamo che lui fotografava anche la natura, e quindi delle splendide foto della natura che lui aveva fatto, che poi vengono esposte, e lui racconta queste foto di animali, di foresta, di quanto deve essere bello lo Sri Lanka, un paese meraviglioso e drammaticamente insanguinato. Durante queste sette lune lui cerca di scoprire chi lo ha ucciso e in più cerca di sussurrare ai suoi amici rimasti sulla terra, quindi suo fidanzato e la cugina, cerca di aiutarli a ritrovare le fotografie che lui aveva nascosto, perché vorrebbe esporle. Lui si illude che le sue foto, che sono le foto di tragedie, di civili assassinati brutalmente, di villaggi devastati, di persone che non avevano niente e adesso hanno ancora meno, lui si illude che quelle foto possano essere come la foto della bambina vietnamita di Robert Capa, se non sbaglio, che diede uno scossone all'opinione pubblica e contribuì a far finire il conflitto.
Ecco, lui sogna questo, dice: io non ero un bravo fotografo, ma ero sempre nel posto giusto. E lui è davvero sempre nel posto giusto. E quindi c'è questa ricerca sempre delle sue foto e dei negativi delle foto per fare una mostra fotografica che possa scuotere la popolazione. Le troveranno? Non le troveranno? Troveranno i negativi? Questo lo lascio scoprire a voi. Il romanzo a me è piaciuto, mi è piaciuto molto proprio perché mostra questa crudeltà del genere umano, mostra quanto è stato orribile questo conflitto e mostra come le persone anche al governo fossero colluse, fossero dalla parte del torto, racconta di torture, racconta di come fosse orribile in qualsiasi momento anche essere innocenti, essere rapiti dal governo, come succedeva negli stati del Sud America, anche lo Sri Lanka in qualche periodo, non per i dissidenti del governo, ma si poteva essere creduti delle spie Tamil, arrestati, fatti sparire senza nessuna ragione, torturati orrendamente in prigioni che nessuno sapeva che esistessero, e poi i cadaveri fatti sparire, bruciati, buttati nei laghi, insomma, proprio una storia di puro orrore, ma non perché è un romanzo dell'orrore, nonostante ci siano demoni, fantasmi e mostri, ma proprio perché l'orrore sono gli esseri umani. E lui lo ripete anche abbastanza spesso, magari parla con gli animali e poi dice: siamo noi, siamo molto peggio noi esseri umani, i veri demoni siamo noi, il male sono gli esseri umani. E quindi c'è proprio questa contrapposizione tra quello che potrebbe essere il bene e il male, e però poi l'essere umano che sta al centro e che è la summa di entrambi. Dicevo che mi è piaciuto molto perché è coinvolgente, perché poi, appunto, essendo lui un fantasma, si ha a che fare con tutta un'altra serie di spiriti benigni o maligni, tirando fuori tutta una serie di leggende, storie popolari, racconti della mitologia del sud-est asiatico, molto affascinanti. E quindi anche lì ci sono demoni un po' per tutto, ci sono demoni che fanno abortire le donne, ma ci sono anche i demoni che fanno cagliare il latte. Quindi, insomma, tutta una serie di mitologia, mostri, angeli benefici, strani soggetti, e quindi questa parte io l'ho trovata molto molto bella. È anche un romanzo molto avventuroso, però io devo dire che ad un certo punto quasi non mi interessava più, e in più l'ho trovato anche un po' legnoso, come periodare proprio. Cioè, se io penso allo stile di un romanzo, penso a tante cose, cioè penso a come è costruito i passaggi da un momento, da una cosa all'altra, penso alla costruzione dei personaggi. Questo funziona tutto. L'unica cosa che secondo me non funziona è proprio la costruzione delle frasi, che ho trovato molto legnosa e che, non lo so, un po' scolastica, ecco. Per il resto, un romanzo che a me è piaciuto molto, che mi ha fatto immergere nello Sri Lanka, che appunto mi ha fatto sorgere anche tante aspettative, perché parla di questa natura magnifica, spiagge incontaminate, foreste, animali, e che quindi non vedo l'ora di partire e di immergermi con i miei occhi in questo mondo magnifico. Poi, voi sapete che io sto leggendo in contemporanea anche Ferrovie del Messico, e questa settimana, quando vi sto parlando, io da pochi giorni ho finito di leggere Rayuela, di cui poi vi parlerò. Quindi mi stavo trovando in mezzo tra due tomoni. Anche Le sette lune di Malia Almeida sono oltre 450 pagine. Ad un certo punto, quando ho finito quello, invece di immergermi subito nel proseguire con Ferrovie del Messico, ho avuto bisogno di un momento di stop. Stop, e leggo un libro di puro intrattenimento, molto breve, me lo tiro in giro 2 giorni, dopodiché riparto con la mia lettura di Ferrovie del Messico. Quindi sono andata a cercare completamente a caso, anzi in realtà avevo in mente di prendere un libro che poi invece ho lasciato giù perché in qualche modo mi ha fatto pensare che non fosse il libro giusto. E ho detto: vabbè, cosa leggo, cosa non leggo? Mi è cascato l'occhio su La morte paga doppio, di cui vi ho anche parlato di recente tra i libri che ho letto molto velocemente. Questo non so da quanti anni ce l'avessi in casa, l'avevo comprato, forse anche più di 10, è impaginato così e
È un piccolo Adelphi di circa 150 pagine. Ho cominciato a leggerlo un sabato pomeriggio alle 3, alle 6 l'avevo finito perché non riuscivo a staccarmi. Questa storia comincia già nel vivo e ti fa capire dalla riga 1 che è successo qualcosa. Però noi non sappiamo cosa e io che non ho visto il film, che credo ci sia, e non sapevo niente, anche se penso che sia un libro abbastanza famoso, comunque forse anche grazie al film. Mi ci sono immersa e l'ho scoperto piano piano e per questa ragione non vi racconterò praticamente niente della trama, a parte proprio l'inizio, inizio, inizio, giusto per farvi sapere di cosa si tratta. Credo che siamo all'intorno degli anni 40-50, c'è un assicuratore che sta facendo il giro dei suoi clienti, siamo in California, a Hollywood. Lui nel giro che sta facendo ad un certo punto è sulla strada per andare da un certo suo cliente che gli sta scadendo l'assicurazione della macchina. Lui dice: ma che faccio? Vado o non vado? Quasi sicuramente non lo trovo, ma sì, sono di strada, passo. Ovviamente non trova in casa il suo cliente, c'è la moglie e la moglie di questo cliente fa presagire che sta per succedere qualcosa. Non vi dico nient'altro perché appunto io non sapevo niente. Da riga 1 mi sono proprio appassionata alla storia e non riuscivo a metterlo giù. Anzi, devo dire che facevo fatica ad alzarmi per andare a bere un bicchiere d'acqua quando avevo sete, tanto mi ero intrippata e appassionata e volevo vedere come andava avanti. Se parliamo della morte, c'è già da capire che qualcuno all'interno di questa storia morirà. Per il resto, appunto, è un romanzo in cui siete incollati non tanto per sapere chi è l'assassino, ma cosa sta per succedere. Io proprio così lo leggevo, veramente mangiandomi le unghie dalla tensione narrativa, costruito benissimo. Il personaggio Lio Narrante, favoloso, e poi anche tutti i personaggi che costruisce intorno a sé in queste pochissime pagine e che avete visto sono scritte anche piuttosto in grande, sono tutti credibili. Devo dire, l'unica cosa che un po' mi tornava poco, la femme fatale, così, che è un po' un cliché, se vogliamo. Questo è il personaggio cliché di questo genere di libri, per il resto promossissimo proprio come libro di intrattenimento. Questo è uno di quei libri che io mi potrei anche dimenticare di aver letto, nel senso che vi parlavo poche settimane fa quando c'era quell'articolo che avevo letto che diceva: ah, quest'anno ho letto 92 libri, che cosa si ricorderanno quelli di quei 92 libri? Questo è uno di quei libri che potrebbero essere, non dico i 92 perché quest'anno non ci arrivano 92 libri, però di quei libri che magari non mi sarò ricordata negli anni, che però mi hanno fatto passare un pomeriggio wow, attaccata ad un libro come non mi succedeva da tanto tanto tempo. Quindi super promosso come libro di intrattenimento. Lui è lo stesso autore del Postino suona sempre due volte, che avevo letto su Anobi, figuratevi, correva l'anno, poteva essere boh, al massimo il 2010, quindi questo potrebbe essere in casa dal 2010. L'avevo comprato tanto tanto tempo fa. E penso che però si trovi facilmente ancora negli Adelphi e ve lo consiglio tantissimo se volete un libro di intrattenimento per un pomeriggio, per un viaggio in treno, tra l'altro un periodare semplicissimo, proprio accattivante, funziona molto molto bene. Cambiamo completamente argomento. Ho tenuto Rayuela per ultimo perché ve ne ho parlato già in due video e quindi se siete stufi di sentirmi parlare di Rayuela, ci vediamo lunedì prossimo e nel frattempo buone letture a tutti. Se invece volete stare qui ancora ad ascoltarmi blaterare di Rayuela, cerco di tirarla a breve perché appunto ve ne ho parlato già in due libri. Questo è uno dei romanzi che ci ho messo più tempo a leggere in tutta la mia vita. Sono 600 e fischia pagine. Me lo sono trascinato per un mese e mezzo perché è un romanzo che è molto diverso da questo e perché non è, no, tanto non ha una trama e in più il suo obiettivo non è avvincere il lettore, ma coinvolgerlo in maniera totalmente diversa. In breve, la storia vede come protagonista un tale Horacio, argentino, che si trasferisce a Parigi, è una sorta di intellettuale bohemien e intreccia una relazione sentimentale con una donna uruguaiana che anche lei si è trasferita a Parigi in cerca di una vita migliore.
E loro due sono diversissimi, perché lui è questo intellettuale snob, anche molto cervellotico, lei è una donna molto concreta invece e che però vorrebbe saperne di più, vorrebbe farsi una cultura, vorrebbe padroneggiare tutta la letteratura che conosce lui, che conoscono i suoi amici. Ma lui ha questo atteggiamento un po' tutto snobbettone e la derubrica senza capire che in realtà quella col cervello tra i due è lei. E questo però lo capirà il lettore piano piano leggendo la storia, ma non è tanto questo l'importante. La trama poteva essere qualsiasi. Cortázar usa questo banalissimo pezzo di storia, una storia d'amore un po' che va avanti nel bene e nel male, per imbastire una sorta di rivoluzione della letteratura e della narrativa, perché il suo obiettivo è proprio destrutturare il romanzo. E come fa lui? Fa questa cosa di far partire, dare al lettore due modalità di lettura. Questo non so se lo avete visto mostrato anche in altri video, per esempio nel video in cui ne parla Elena Monti. Andate a cercare il video di Elena perché ne parla benissimo e vi darà una chiave di lettura completamente diversa dalla mia, molto molto valida. Io l'ho ascoltata con piacere e mi ha arricchita tantissimo. Al di là di questo, il romanzo comincia dal capitolo 73, però vi stavo dicendo, ha due modalità di lettura individuate dall'autore, poi in realtà ce ne sono n. Lui dice: potete leggere questo romanzo dal capitolo 1 al capitolo 56 e avrete una storia più o meno lineare. Oppure potete leggerlo secondo l'ordine che vi metto io. L'ordine che ci mette lui fa partire il lettore dal capitolo 73, poi lo manda al capitolo 1, dal capitolo 1 lo manda ad un altro capitolo ancora e quindi fa saltellare il lettore da un capitolo all'altro attraverso tutte le pagine di questo libro in maniera non lineare. Dal capitolo 1 al capitolo 56 succedono più o meno delle cose. Invece nei capitoli successivi ci sono elucubrazioni mentali, conversazioni tra loro e gli amici, dialoghi, riflessioni, pezzi di ritrovamenti di letterature di una sorta di letterato intellettuale che viene molto stimato dai personaggi di questo romanzo, che si chiama Morelli, e quindi noi magari abbiamo dei frammenti di riflessioni di questo Morelli e tutta una serie di filosofeggiare di cui io ho capito a spizzichi e bocconi qua e là. Vieni, se mi conoscete abbastanza saprete che io non sono una fan del postmodernismo e anche delle elucubrazioni mentali. Io non dico che tutti i romanzi debbano essere come questo, però questo è un po' più la mia tazza di tè rispetto a questo. Ho faticato parecchio perché anche nelle parti da 1 a 56, quando bene o male succedono delle cose, anche qui sono inframmezzate da tante elucubrazioni mentali, filosofeggiare e personaggi che fanno delle cose senza senso. E quindi io ho fatto grande fatica a seguire tutto quanto, perché quasi non succede niente. Ed è ovviamente un obiettivo dell'autore, perché l'autore vuole destrutturare tutto quanto, vuole sconvolgere il lettore, vuole che il lettore sia attivo, che non sia uno che si lascia trascinare dal romanzo, come effettivamente io posso dire che effettivamente sono stata una lettrice passiva qua, perché mi sono lasciata trascinare dall'autore, l'autore mi ha preso per mano e mi ha trascinata dove ha voluto lui. Qui no, qui non ti trascina dove vuole lui, perché tu, lettore, devi essere attivo, ti devi mettere lì e dire che cosa voleva dire, sono d'accordo. Non sono d'accordo, salto a questa pagina oppure faccio come dico io e salto da un'altra parte. E io devo dire che, nonostante ad un certo punto pensavo davvero che avrei preferito fare il lettore passivo da 1 a 56 e ho proseguito per un pezzo così, dopodiché ho detto no, forse mi sto perdendo qualcosa e ho ricominciato a saltellare qua e là. Quindi io stessa l'ho letto in maniera diversa da come lui lo indicava. E vi dirò di più, all'inizio io ho cominciato la lettura, ho sbagliato capitolo, non so perché, invece di andare al capitolo X, sono andata al capitolo Y per sbaglio e ho saltellato qua e là per 4-5 capitoli prima di accorgermene effettivamente, perché poi io cosa facevo? Dopo che avevo letto i capitoli, andavo a segnarmeli qui, proprio per cercare di non perdermi. E effettivamente in questo modo mi sono accorta che avevo sbagliato. E proprio in questo modo avevo già letto l'ultimo capitolo della parte del lettore attivo, la parte indicata da Cortázar.
scuola. Quindi potete capire quanto ero spaesata all'inizio perché avevo già letto una cosa che non avevo capito. In più, devo dire che ci sono certe cose che io non capisco proprio, cioè non capisco il periodare. Ad un certo punto, proprio nell'ultimo capitolo, si usa l'espressione i luoghi di Paraggi. È un capitolo che dura mezza pagina, quindi non è che ci dici vabbè, vai avanti. Cosa sono i luoghi di Paraggi? Cioè io non l'ho capita sta cosa. Questa roba qui, questa espressione era usata, poi lo scopro dopo, lo scopro alla fine, che era usata anche in un altro libro nel libro, però anche lì non è spiegata. E quindi è tutta una serie di frasi spesso senza senso che l'autore infila. Non lo so se per tenere acceso il lettore, se per prenderlo in giro, per far vedere se è attento, non lo so, cioè proprio è tutto così. E per cui io l'ho trovato faticosissimo, perché non riuscivo a stare dietro, non capivo cosa mi volesse dire. Per quello che io dico, cioè è vero che hai decostruito il romanzo, è vero che hai dato una sferzata alla letteratura, ma poi... Cioè, non lo so a cosa ha portato tutto questo, però penso anche che a qualcuno avrà portato, per esempio a Elena ha portato, lei si è entusiasmata a leggere questa cosa, per cui evidentemente, nonostante io sia stata una lettrice attiva, perché ho saltellato, ho fatto delle scelte, ho detto torno indietro, non torno indietro, quindi ci ho messo molto del mio nel leggere questo romanzo. Ciononostante, devo dire che è stata più la fatica della soddisfazione. Non so come dire, se è come scalare una montagna, poi si arriva in cima e si vede il panorama. Panorama che io ho visto alla cima di Raiuela, per me non era valsa la fatica della lettura. Ciononostante, io sono contenta di averlo letto, perché secondo me è come aver dato una svolta in un certo qual modo alle mie competenze da lettrice. Questa è una cosa che non è fondamentale. Uno vuole leggere nella sua vita, può leggere quello che gli pare. E non è importante formarsi come lettori, secondo me, perché la lettura è una cosa che uno fa nel proprio tempo libero e la fa per stare bene. Quindi non c'è bisogno di leggere i classici, di leggere i libri che tutti considerano fondamentali, di scoprire i pilastri della letteratura. Questo non c'è bisogno, ognuno legge quello che gli pare, importante che gli dia soddisfazione. Ma io personalmente sapevo che questo era un pilastro che aveva dato una svolta alla letteratura mondiale, se vogliamo. Una pietra miliare del postmodernismo, e non faccio fatica a crederlo, qualcosa che ha svoltato in un periodo che era il 54, se non sbaglio, che è il momento in cui lui ha scritto questo romanzo, comunque è ambientato nel 1954 e poi, se non sbaglio, è uscito a metà degli anni 60, in cui c'era bisogno di cambiare le cose, perché venivano da un mondo che c'era bisogno di decostruire, un mondo che aveva portato a due guerre mondiali, e quindi tutto quello che c'era prima andava decostruito, e questo è stato un lavoro di decostruzione di quello che c'era prima. Che cosa ha portato poi adesso nella letteratura contemporanea, al di là della consapevolezza che esiste questo romanzo e che chi vuole scrivere non può prescindere da Raiuela, intendo dire chi vuole scrivere letteratura contemporanea di alto livello, deve sapere che esiste, poi amarlo, non amarlo, prenderci spunto, non prendere spunto, buttarlo nel tritadocumenti, non importa, però secondo me chi vuole scrivere letteratura contemporanea deve conoscere Raiuela. Io non voglio scrivere, non importa, cioè sono a posto così, però in qualche modo lo considero un romanzo che ha formato la mia esperienza di lettrice. Sono contenta di averlo letto e in un certo qual modo credo che mi aiuterà anche a vedere con occhio diverso la letteratura postmoderna del secondo dopoguerra, e anche capire meglio la letteratura argentina nel suo complesso, perché adesso sto leggendo sempre col gruppo di Elena dei lettori selvaggi, respirazione artificiale, e secondo me aver letto Raiuela prima in qualche modo mi aiuterà. In sottofondo sentite il gatto Moritz che si lamenta e non ne conosco la ragione, quindi diciamo che ci siamo detti tutto per questi libri letti veramente in questa ultima tornata. Io vi saluto, noi ci rivediamo lunedì prossimo per parlare ancora di libri, e nel frattempo buone letture a tutti, ma adesso vi faccio salutare anche dal gatto Moritz. Dai Moritz, fatti vedere.
Ti sei lagnato tutto il tempo? Bravo, fatti vedere.